Ciao 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 a tutti ragazzuoli, sono Pietro con il Tank e questo è il nuovissimo video che faccio, questa volta nella serie professionale allenatore, quindi in FIFA 18. Oggi dobbiamo dedicarci per molto tempo al mercato, perché nell'ultima puntata abbiamo vinto la Coppa Internazionale Europea, ci hanno dato dei soldi, abbiamo comprato un esterno destro di riserva, cioè Amiral, che oggi proveremo nella prima partita di Coppa Italia, dove affronteremo il Bari. Ma innanzitutto vi faccio vedere chi ho messo nell'hub di mercato per essere acquistato, cioè dei terzini destri. Ho messo Fredericks, Maseira e Saltor. Ho fatto già un'offerta per Fredericks, me l'hanno accettata, dovrei parlare con lui e il suo procuratore. Ma innanzitutto iniziamo facendo un'offerta anche a Saltor. Vi spiego perché. Saltor ha 36 anni e dovrebbe essere un giocatore mediamente forte, sopra i 70, qualcosa del genere. E Mattiello ha 70, però ha 22 anni. Quindi vorrei far giocare Mattiello, mettendogli dietro un giocatore di esperienza con cui poterlo cambiare quando è stanco, ma dando la precedenza sempre al nostro giocatore giovane italiano, per fare in modo che cresca e che quindi prenda il posto da titolare che gli spetta. Quindi facciamo un'offerta per Saltor, vediamo quanto vogliono. Oggi vi faccio vedere la trattativa, vediamo un po' cosa ci chiedono. Innanzitutto, visto che ha 36 anni, offro 700.000 euro, anzi 600.000 euro. Vediamo se lo accettano. Affare fatto? Sì, 600.000 euro, un prezzo abbastanza basso, mentre per lui avremmo dovuto offrire un milione qualcosa, vi dico. Quindi facciamo un'offerta a tutti e due. Ma diamo la precedenza a Saltor, perché è quello che ci interessa, proprio il profilo che ci interessa, avere un terzino forte, d'esperienza, ma che non rubi il posto a Mattiello. Tratta. Vediamo cosa ci dicono. Niente da fare. Costava troppo Bruno Saltor. Andiamo su Fredericks. Abbiamo preso Fredericks. Maseira non ci interessa più. Andiamo a metterlo in rosa, perché non avevamo un terzino destro di riserva. Dove lo troviamo? Qua. Fredericks, 92 di velocità, signori. 92 di velocità. Direi che è un ottimo cambio per il nostro Mattiello, perché Mattiello è vero, è più lento, però è più giovane e io lo otterrò titolare. Quindi la nostra rosa adesso si compone da questi giocatori, signori, e da questi cambi, con Fredericks e Amiral, che sono nuovi innesti. Direi di andare avanti. Per adesso non ho bisogno, o comunque non ho intenzione di acquistare ancora nessun altro, nonostante ci sono rimasti, vediamo quanti soldi, 400.000 euro circa. Vediamo se ci sarà qualche offerta per qualche nostro giocatore, in quel caso io prenderò in considerazione l'idea di poter vendere qualcuno e per acquistare qualcun altro. Ma per adesso abbiamo già fatto 5 acquisti in questo calciomercato e direi che possiamo ritenerci perlomeno soddisfatti. Vediamo, ci fanno un'offerta per Luca Mora. Ci danno 2.900.000 euro quando il suo valore è di 2.300.000 euro. Vediamo se ci serve Luca Mora, perché potremmo tenere in considerazione l'idea di venderlo. Noi abbiamo un solo centrocampista centrale da far giocare. Abbiamo Schiattarella come cambio, poi c'è volendo Vitale, Schiavon. Mora ha 71, quindi sarebbe la nostra terza scelta. C'è da dire che abbiamo tanta concorrenza in quel ruolo. E il nostro buon Schiattarella è vero che ha un anno in più di lui, ma comunque è più veloce. Vitale è più giovane, quindi potrebbe poi prendere il posto di Schiattarella, perciò possiamo prendere in considerazione l'idea di venderlo. L'offerta è interessante perché comunque ci offrono il più del suo effettivo valore. Avevamo già rifiutato un'offerta di 2.200.000 euro, ma 2.900.000 mi sembra interessante, quindi accettiamo. Adesso andiamo avanti con la nostra simulazione, tra poco potremo allenare i nostri giocatori. Quindi li allenerò sempre e sto aspettando anche il resoconto dei nostri osservatori di mercato giovani, che sono appena arrivati tra l'altro. Che fortuna. Adesso alleniamo i giocatori e ci rivediamo al resoconto dei nostri giovani. Innanzitutto ci arriva la notizia che la trattativa di Luca Mora si è interrotta, perciò dovremo aspettare eventuali altre offerte. Vediamo intanto l'aggiornamento mensile dell'osservatore. Allora, dall'Inghilterra ci arrivano questi giocatori. Lui ha un buonissimo potenziale e quindi direi che lo ingaggiamo. Loro un potenziale mediocre e quindi per adesso potremmo lasciarli andare. Anche lui ha un buonissimo potenziale dalla Germania, arriva. Lui non tanto, lui è interessante ma lo lasciamo seguire un po' di più. Allora, guardate qua ragazzi, lui lo prendiamo subito perché anche lui ha un buon potenziale. Anche lui è interessante, anche lui non male. Gli altri, anche se lui ha un buon potenziale, vedo, e anche un buon totale,
lo lasciamo seguire ancora un po'. Ma adesso andiamo avanti. Mentre andavamo avanti ci sono state due offerte per Cremonesi, una per Schiattarella. Nessuna di queste mi ha soddisfatto, anche perché non voglio vendere nessuno di questi due giocatori, perciò le ho rifiutate. Adesso siamo arrivati però alla partita contro il Bari, signori. La prima partita ufficiale e la prima partita importante, perché dobbiamo vincere per poter andare avanti nel torneo qual è la Coppa Italia. Ma ci vediamo direttamente alle formazioni. Ed eccoci arrivati alla formazione. Allora, è praticamente quella titolare, al di là di Bonazzoli, che sarà la prima punta di oggi, sostituirà Boriello o Paloschi, e l'ho messo perché è vero che dobbiamo vincere, ma comunque è la Coppa Italia ed è il suo palcoscenico di lancio, magari riuscirà a farsi vedere e a mostrare di cosa è capace. In panchina abbiamo Floccari e Paloschi, poi abbiamo Amaral, che è il nuovo innesto, abbiamo Schiattarella, abbiamo Fredericks, che è un altro nuovo innesto, e poi abbiamo Cremonesi e Gomis. Ma andiamo subito alla partita, ci vediamo al calcio d'inizio. Al via la Coppa Italia della spalla. Masilela, riesce a tirare! Palla fuori. Attenzione a Bonazzoli, il tiro! Wow, Bonazzoli! È riuscito a intercettare il lancio dell'avversario, a tirare di prima intenzione di sinistro e ha messo in difficoltà, in seria difficoltà, il portiere avversario. Bene così. Lazzari che va sulla fascia a cercare di intercettare il cross. Attenzione, arrivano al tiro, che pericolo, palla fuori. Idrissi la passa per Zuan sulla fascia. Zuan cerca Bonazzoli che arriva, il tiro, Bonazzoli, 1-0, e fai la dub Bonazzoli, perché ha giocato la sua prima partita importante da titolare ed è riuscito subito ad arrivare al gol. Benissimo Zuan, un po' fortunato Bonazzoli perché è riuscito a trovarsi sui piedi, ma è stato bravo nel movimento ad andare avanti, e poi fortunato anche perché è riuscito a farla passare sotto i piedi dell'avversario. Guardatemi qua che esulto, 1-0 tra spalla e Bari. Ancora Zuan, porta la palla a lui per tutto il perimetro del campo, ora la dà per Idrissi per Bonazzoli, colpo di testa, palla fuori. Ma che azione, ma che bravo Zuan. Ora Rizzo va in pressione, niente da fare, non riescono a pressare bene. Attenzione, la palla in mezzo all'area, gol subito. 1-1 a fine primo tempo, pareggio totalmente immeritato. Vediamo i dati partita. Noi abbiamo fatto 5 tiri, 2 in porta, loro 3 tiri, 2 in porta, ma siamo stati molto, molto più pericolosi. Quindi adesso ci sarà il secondo tempo, vediamo di portarci a casa questa vittoria perché ce lo meritiamo. Avanzano, senza riuscire a far niente, tiro da fuori di Kozak. Completamente a caso, riescono a segnare. Immeritato perché stavamo controllando la partita. E oggettivamente questo è un colpo basso, è un colpo duro, perché non si meritavano niente. Idrissi avanza in zona centrale, tenta il tiro, niente da fare. C'è un cambio, esce Bonazzoli, entra Paloschi, perché c'è bisogno di più esperienza e c'è bisogno dei gol di Paloschi in avanti. Paloschi protegge il pallone, la dà per Viviani che subisce fallo. Lazzari mette il cross, niente da fare. Cambio per la spalla. Esce Rizzo ed entra Joao Amaral, il nuovo innesto che dovrà dare nuove energie. Tiro di testa di Paloschi, niente da fare di nuovo. Avanza Idrissi, che è sulla fascia che non è di sua competenza di solito. Viviani la passa, il tiro, gol, prendi la palla, andiamo, abbiamo pareggiato. Chi è che ha pareggiato? Arriva da dietro, vediamo. Ha pareggiato Amaral, guardatelo qua, Joao Amaral, il nuovo innesto, è riuscito a segnare, a riportare la partita sul 2-2, ce lo meritavamo oggettivamente, ma adesso non ci basta questo risultato, tenta di passarla, la palla gli rimane lì, ancora Amaral, palla in mezzo, Amaral, Paloschi, palla fuori, clamoroso, Paloschi. La passa per Idrissi, vede in mezzo Amaral, ancora, no, palla fuori, io mi sto disperando perché ci meritiamo questa vittoria. Si va ai supplementari, ma questa partita è stregata per noi, siamo riusciti a pareggiare al rotto della cuffia. Guardate, abbiamo fatto 11 tiri,
Loro 5, va bene, 6 in porta, loro 2 in porta e hanno segnato 2 gol. Prima dell'inizio del primo tempo supplementare ci sarà un cambio. Entra Fredericks al posto di Idrissi. Ho spostato Lazzari dall'altra parte perché Fredericks è molto veloce, può fare anche l'esterno e quindi vediamo cosa ci servirà il primo tempo supplementare. Adesso Fredericks, eccolo qua, velocissimo, avanza subito. Fredericks, pronto a mettere il cross per Paloschi! 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 Viene Paloschi? Non mi interessa, non mi interessa, non mi interessa che sia Paloschi, che non sia lui. Abbiamo segnato, avete visto? Fredericks subito, velocissimo. Sì, era Paloschi, guardatelo. Entra ed è decisivo, sia Fredericks che Paloschi. Siamo forti. Amaral, velocissimo Amaral, avanza. Vede l'inserimento di Paloschi che proverà a segnare il gol del vantaggio definitivo. Paloschi, Paloschi, Paloschi. 4-2, 4-2. Ma che cuore che abbiamo. Bravo Amaral. Bene i nuovi innesti. Subito Fredericks Amaral che sono decisivi. Palla in mezzo, il tiro. Pericolo, pericolo. Palla fuori. E ora cerchiamo di non subire gol. Finisce il primo tempo supplementare. Signori, che squadra, che squadra. Adesso dobbiamo ottenere questi 2 gol di vantaggio. Penso che riusciremo a farcela. Attenzione, Amaral per Lazzari. Lazzari si accentra. La passa a Zwan. Zwan. Paloschi. Paloschi. Avanza. La passa al compagno. Viviani. Si merita questo gol. Niente da fare. Niente da fare. Non c'è il 5-2. Finisce la partita. Una partita sofferta, ma vinta col cuore. Col cuore. Abbiamo saputo recuperare quei 2 gol di vantaggio. Sinceramente anche un po' immeritati perché avevamo già segnato per primi, avevamo già fatto tante occasioni, abbiamo fatto 15 tiri, 9 in porta, loro 7 tiri, 2 in porta. Questo vi fa capire un po' com'è andata questa partita. Guardate Paloschi, 10 di Paloschi, 9 e mezzo di Amaral, 8,7 di Fredericks, delle buone prestazioni insomma. Viviani 9,1, Bonazzoli 8, Zuane 8,2. Masilela io gli darei più di 7,4 perché ha saputo sventare alcuni pericoli, comunque una SPAL convincente. E signori, io vi dico che questa puntata si conclude qua, perché abbiamo vinto e abbiamo superato il turno. Abbiamo comprato il nuovo innesto che è Fredericks, che ha potuto subito farci vedere che è stato un acquisto giusto. E adesso vi ringrazio tanto per la visione, vi invito a cliccare mi piace se il video vi è piaciuto e iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, perché sinceramente potrebbero piacervi anche i prossimi video. Vi dico che nella prossima puntata affronteremo la Lazio per la prima partita di Serie A e ci sarà ancora da parlare di mercato, ma questo lo vedremo la prossima volta. Adesso vi auguro una buona continuazione e ciao ciao belli, ciao ciao. Che cuore ragazzi, la SPAL, che cuore.